Venerdì alle ore 18. Questa sera andremo a fare un allenamento, una sessione total body, full body, quindi per tutto il corpo di Pilates. e La faremo con l'ausilio della nostra elastic band, eh, ovvero l'elastico aperto. La volta scorsa l'abbiamo fatta con l'elastico chiuso ad anello. Uh, oggi invece con un altro tipo di attrezzo se non l'avete non vi preoccupate potrete seguire l'intera sessione anche a corpo libero tanto è efficace anche senza attrezzi questa sessione e, um, intanto aspettiamo uh, qualche secondo ancora in modo tale che uh, si colleghino altre ragazze e nel frattempo se um, ancora non l'hai fatto? Iscriviti al mio canale e attiva le notifiche, la campanella, per rimanere sempre aggiornata sui nuovi contenuti e soprattutto per partecipare a questi appuntamenti live in diretta dove ci alleneremo insieme e potrai così provare sulla tua pelle a, a mettere in pratica tutti i principi fondamentali del metodo Longilinea. Eh, bene. Quindi vi serve solamente il vostro tappetino. Se ce l'avete, ripeto, solo se ce l'avete, la vostra Elastic Band, se non ce l'avete, potete seguire tutta la sessione completamente a corpo libero. Ok, molto bene. Ora ci portiamo sul nostro tappetino, ok, e Andremo a strutturare diciamo, la nostra sessione con una prima fase di riscaldamento, di warm-up, quindi andremo a fare tutti quegli esercizi di eh, mobilità articolare, di respirazione diaframmatica eh, e di preattivazione muscolare per poi successivamente entrare nel vivo della fase centrale della nostra sessione dove andremo appunto a fare tutti i nostri esercizi di tonificazione vera e propria. E andremo a lavorare su vari gruppi muscolari, tutti, quindi parte inferiore, addome e per finire parte superiore, proprio per andare a um, in un certo senso a... Mm, Creare, diciamo, eh, più equilibrio anzi a riportare più equilibrio dal punto di vista eh, della circolazione sul nostro corpo, e quindi non avere a fine sessione la sensazione, diciamo di pesantezza e di stanchezza sulla parte inferiore, sulle nostre gambe. Molto bene, non ci resta che iniziare. Quindi buon lavoro, iniziamo sedute a gambe incrociate oppure con le piante dei piedi unite okay? e le ginocchia belle aperte colonna bella dritta andiamo semplicemente a concentrarci sul nostro respiro quindi inspiriamo dal naso cerchiamo di espandere le nostre costole lateralmente e posteriormente ed espirando completamente dalla bocca facendo anche rumore come se stessimo appannando uno specchio di fronte a noi, risucchiamo bene il nostro ombelico, andiamo ad attivare gentilmente la zona addominale, il nostro trasverso, il muscolo orizzontale profondo del nostro addome. E di nuovo inspiro, mi allungo bene verso l'alto e fuori l'aria. Stringo bene le mie costole al centro. Tiro indentro la mia pancia. Un ultimo inspiro. Rilasso ogni muscolo del viso e fuori l'aria. Riapro gli occhi se li avevo leggermente socchiusi e andiamo a fare un po' di riscaldamento per il nostro collo, la testa, quindi andiamo a disegnare dei cerchi con la nostra testa. Sempre continuando a respirare, inspiriamo dal naso, buttiamo fuori l'aria dalla bocca, ne facciamo ancora 5 da questa parte, 4, 3, 2, un ultimo, mi fermo al centro, inverto il senso delle circonduzioni. 10. Sempre continuo a respirare. Sempre mantengo connesso il mio addome. Ancora 5. 4 senza forzare alcun movimento. Ultimi due. Un ultimo, torno al centro, inspiro, mi allungo bene con la colonna, con il collo, espirando vado a portare il mio sguardo e volto la testa verso destra. Inspiro, torno al centro e cambio parte, espirando. Di nuovo, centro e fuori l'aria verso destra, le spalle le spingo verso il basso, passo sempre per il centro, inspirando. E ruoto la testa. Facciamo sempre una decina di ripetizioni dei nostri esercizi, stiamo riscaldando molto dolcemente il nostro corpo. Siamo partite dalla parte superiore, le spalle non si muovono. Facciamo l'ultimo e torniamo al centro. Andiamo ora a creare delle circonduzioni con le nostre spalle. Non importa se in avanti o indietro, l'importante è seguire, cercare di eh, non forzare neanche qui il movimento. Se sentiamo qualche scricchiolio va bene. Ci stiamo appunto riscaldando. Ancora 4, 3. 2, un ultimo e cambiamo il senso dei nostri cerchi con le nostre spalle. Ottimo. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1, ultimo, andiamo a distendere le nostre braccia di fronte a noi. I palmi delle mani si guardano. Le braccia sono in linea con le nostre spalle. Da qui, andiamo inspirando a spingere le nostre spalle in avanti, ok? Sentiamo le nostre scapole dietro che si allontanano dalla spina dorsale e poi espirando le avviciniamo, ok? Avviciniamo le scapole come se stessimo spremendo un limone tra le scapole. Di nuovo inspiro allontano, espiro, spremo e le avvicino in allontano e le avvicino. Ancora 5 4 3 2 spalle lontane dalle orecchie, un ultimo, molto bene, molto bene. Ok, sempre con le nostre braccia le andiamo ad aprire, flettiamo un pochino i nostri gomiti e chiudiamo apriamo e chiudiamo, rimaniamo sempre con il focus sulla mobilità dell'articolazione della spalla. Inspiro, apro, espiro e torno al centro, come se stessi abbracciando un grande albero di fronte a me. Rimango lunga con la colonna verso l'alto, ancora 3, 2 un ultimo allungo bene le mie braccia lateralmente in linea con le spalle inizio a ruotare le mie braccia verso l'alto e verso il basso e dietro posteriormente ok in modo tale da far partire la rotazione sempre dall'articolazione scapolo merale ancora 6 5 4 3 2 un ultimo, molto bene, ottimo. Andiamo a recuperare la nostra elastiband, se ce l'avete. L'elastiband la teniamo doppia, ok? E la afferriamo con le nostre mani in questo modo. Ci portiamo sedute sul lato corto del nostro tappetino. Piedi in linea con le nostre ginocchia e con le nostre anche. Ed ora braccia lunghe di fronte a noi. Inspiro, allungo bene la colonna verso l'alto. Espiro, e vado in C-Curve. Arrotondo bene la mia colonna. Inspiro, ritorno verso l'alto. Espiro, C-Curve. Quindi stiamo andando a riscaldare anche la nostra spina dorsale. Inspiro, torno su, fuori l'aria, arrotondo e cerco di amplificare sempre di più il mio movimento. Il mio ombelico lo risucchio bene dentro la pancia. Ancora 3, 2, 1, ultimo. Rimango su e di nuovo inspiro, attenzione, mi preparo, espiro, si sì, curve bella profonda, ruoto le mie eh, mani in modo tale che i palmi siano rivolti verso il centro, quindi i palmi si guardano, attenzione, espirando, ritorno su, ma attenzione, cerco sempre di eh, tenere l'addome staccato dalle mie ginocchia, mantengo la curva, torno, espirando, inspiro, mi allungo in avanti ed es, inspiro, mi allungo in avanti ed es, ultimi 6, 5, 4, 3, Due. Un ultimo. Braccia che rimangono in isometria, rimango in C curve. Vado a eh, portare la mia gamba destra in tabletop, estendo e ritorno. Tabletop sinistra, estendo, ritorno. E cambio. Continuo a respirare. Alzo, in tabletop, estendo e torno. Molto bene. Ancora 6, 5, 4. È importante mantenere le braccia in linea con le spalle, mi raccomando. Ultimi due. Sì, manteniamo bene la nostra curva della colonna, ombelico schiacciato dentro la pancia, ottimo, questo era l'ultimo, e ritorno su, inspirando, allungo bene ed espirando, ritorno in secure. Questa volta sono le gambe che rimangono ferme, muovo le braccia in modo tale da arrivare appena sopra le spalle, ok? Non dobbiamo andare troppo indietro con le nostre braccia, sennò il rischio è quello di fare così con la schiena, quindi narcarla. Non vogliamo, vogliamo mantenere la nostra C-Curve, quindi vado giù e su con le mie braccia mantenendo la curvatura della schiena. Ancora 7, 6, 5, 4, 3, sono gli ultimi due un ultimo, tengo forte l'addome, inspiro, risalgo bene, molto bene e lentamente mi preparo alla prossima espirazione, scendo completamente a terra accompagnando una vertebra alla volta. Ottimo, recupero le mie gambe. Da qui sollevo una gamba alla volta in tabletop. Le gambe rimangono lì. Elastiben sempre tra... Le mie mani, ok? Vado a creare un po' di tensione con la mia elasti band ok? In modo tale da far lavorare un pochettino passivamente anche le mie braccia. Da qui inspiro, mi preparo, espiro, salgo in crunch. Guardate dove arriva band non arriva oltre, diciamo, eh, rispetto, diciamo, al um, appena sotto le mie ginocchia ok se no il rischio è quello di fare questo e quindi commettere l'errore di appiattire troppo la colonna la schiena e schiacciarla troppo sopra il tappettino quindi mi fermo un pochettino prima e vado crunch ancora 8 7 6 5 4 Ombelico verso il basso, 3, 2, un ultimo: ottimo, molto bene. Andiamo a combinare il movimento. Salgo con il crunch, scendono le gambe, tornano le gambe, ritorno con testa e spalle. Di nuovo espiro, inspiro, gambe giù. Espiro, tornano, inspiro, torno con testa e spalle, ancora espiro fuori l'aria, in es e ritorno, espiro, gambe, recupero e ritorno, espiro, in es, in continuo. In, es, In, ancora quattro, Completo, tutto il ciclo completo. tre, due, un ultimo e stop, molto bene, andiamo ora a portare la nostra elastiband dietro al collo, quindi ci va a sostenere in un piccolo momento in cui andremo semplicemente a fare un esercizio in crunch isometrico. Ok. Quindi inspiro, mi preparo, espiro, salgo in crunch, mantengo una piccolissima zona staccata a livello della zona lombare dal mio tappetino, ok? Quindi un piccolissimo spazio e da qui estendo la gamba destra. Torno e stendo la sinistra. Vai. Inspiro, estendo, espiro, torno. In, es. In, es. In, es. Ancora. Ancora cinque. Quattro. Tre. Due. Un ultimo. Molto bene. Rimango su, le mie braccia si riportano verso l'alto. Attenzione, estendo la gamba destra in avanti, vado ad incrociare verso sinistra con il mio busto e cambio, rendo fluido il movimento, quindi diventa un criss cross con le mie braccia che mantengono afferrata l'elastiband. Sì. Ottimo, dai, dai, coraggio sempre. Attenzione al nostro respiro, sempre. Attenzione al nostro ombelico. Ultimi tre, due, un ultimo e stop. Molto bene, mi rilasso un attimino. Vado a portare le mie mani sulle ginocchia, vado a fare qualche circonduzione delle anche, disegno dei cerchi con le mie gambe, prima in un senso e poi nell'altro, sempre recupero dinamico tra magari una mini sessione di esercizi e l'altra. Ok, e poi ci prepariamo perché andiamo a fare altri esercizi sempre. Dedicati al nostro addome, riafferriamo la nostra, so, la nostra elasti band. Andiamo a posizionarla dietro al nostro collo. Gambe in tabletop, ok. Inspiro, mi preparo, espiro, salgo in crunch, estendo gamba destra parallela al pavimento, estendo la gamba sinistra, ok. Faccio un cambio, cambio, inspiro. Ed espiro, inspiro ed espiro in S, es, in S, se non ce la faccio a tenere le gambe tese, vanno benissimo anche flesse a 90 gradi. Ok, in questo modo sento ovviamente meno intensità sull'esercizio, ma comunque è sempre molto efficace, ottimo. Ancora 3, 2, un ultimo. Sì, molto bene. Vado a posizionare le mie gambe a diamante, quindi le punte e i talloni dei piedi sono a contatto. Le ginocchia sono leggermente aperte, come le mie anche. ok? Inspiro, porto le mie gambe verso il basso, espiro, tornano su per 10, 9, 10. 8. Attenzione alla vostra zona lombare, non inarcatela troppo, cercate di mantenere quel piccolissimo spazio, quindi non scendete troppo con le gambe se vedete che la vostra colonna si modifica, ok? Ultimi 4, 3, 2, sì, un ultimo, molto bene, rilasso un attimino. Estendo un attimino le mie gambe verso l'alto, vado a scrollarle un pochino in modo tale da scioglierle. Ottimo. E adesso rilassiamo la parte superiore. Semplicemente andiamo a riportare le nostre gambe come prima. Ok? Quindi sempre a diamante, però piedi flex. E da qui attenzione, estendo le mie gambe lateralmente, poi punte tese vado a compiere una semicirconferenza in avanti, le unisco, recupero con i piedi flex. Ok, sempre attenzione al vostro bacino, alla vostra zona lombare, piccolo spazio, tenete forte il vostro addome, è il trasverso che lavora. Ok, oh, riapriamo e circonduzione e ritorno e di nuovo apro si sì. apro spingo in avanti torno apro estendo spingo in avanti e torno apro estendo e ritorno ultimi quattro 3 con i vostri tempi. 2: non abbiamo fretta di finire. Un ultimo. E stop. Ottimo, sempre come prima. Andiamo a fare qualche circonduzione con le nostre anche. E cambio il senso. Ottimo. Molto bene, vado a recuperare la mia elastic band. Come prima, la ferro tra le mani, piedi appoggiati a terra, braccia verso l'alto, spingo bene le mie scapole e la mia gabbia toracica sul mio tappetino e da qui inspiro, mi preparo, espiro, connetto tutta la colonna. Sul tappetino e salgo con il bacino in un bel bridge e ritorno giù una vertebra alla volta, inspirando. Espiro di nuovo su e giù, up and down. Espiro fuori l'aria, su bene con il bacino, inspiro, ritorno. Ancora 5-4. 3 2 1 ultimo rimango su attenzione da qui vado ad allontanare il piede destro poi quello sinistro torno col piede destro e torno col sinistro ok il nostro obiettivo è quello di mantenere il bacino e i glutei esattamente nella stessa posizione anche mentre cambiamo la posizione dei piedi quindi avanti, avanti, dietro, dietro, avanti, avanti, torno, torno, avanti, avanti, torno, torno. Ancora sei, cinque 4, scegliete voi quanto avanzare con i vostri piedi. Sentitevi libere di decidere. Siete voi padrone di voi stesse, del vostro corpo, del vostro equilibrio, ok? Ottimo, ancora due. Un ultimo, sentite anche gli interno coscia che si attivano. Molto bene, da qui andiamo a sollevare la gamba destra in table top. Faccio un piccolo distanzio, un pochettino le mie mani, in modo tale da sentire il lavoro sulle braccia e ritorno, cambio, sinistra destra ancora, sinistra, lavorano anche le braccia, apro e chiudo le braccia, intanto che le gambe si sollevano in modo alternato, ultimi 5, 4, 3, non perdo di vista il mio core, 2, un ultimo, il bacino rimane lì, inspiro, torno al centro ed espirando, torno anche con la mia colonna e il mio bacino a terra. Molto bene. Pronte? Un'ultima sequenza di esercizi in bridge e poi cambiamo. Ok? Torniamo con le nostre braccia verso l'alto. Inspiro, mi preparo, espiro, salgo con il bacino verso l'alto. Attenzione. Sollevo la gamba destra in tabletop top, estendo la gamba. Anche qui decido se estenderla verso l'alto o verso in avanti e da qui solo movimento delle braccia verso eh, oltre la mia testa e torno, oltre la mia testa e torno. Respiro. Ancora sette, sei, cinque, quattro, tre, due, un ultimo. Torno su con le mie braccia. Torno in tabletop e riaccompagno giù la gamba destra rimango su è la gamba sinistra che si sale si estende e la posiziono dove riesco a mantenere il, la mia isometria con il corpo ok 10 movimenti delle braccia indietro e in avanti 8 7 6 5 su bene con il bacino Ultimi 3, 2, un ultimo e ritorno anche con la gamba sinistra. Inspiro ed espirando scendo completamente a terra. Molto bene, ottimo. Andiamo a portarci su un fianco, quello che preferite. Ci allineiamo con il lato posteriore lungo del nostro tappetino, ok? Elastiband, come la posizioniamo? Andiamo ad incrociare, cioè andiamo a farla passare sotto la pianta del piede, incrociamo, un'estremità la tiene la mano inferiore, l'altra estremità la mano superiore, ok? Mano superiore. La posizioniamo sull'anca, mano inferiore, dobbiamo posizionarci appunto con il gomito esattamente sotto la nostra spalla, ok? Attiviamo bene il nostro addome, cerchiamo di rimanere con la colonna bella in linea. Da qui, gambe a 45, andiamo semplicemente a sollevare la gamba sopra e torno, sollevo e torno. Non la riaccompagno mai completamente diciamo appoggiata all'inferiore ok rimango sempre leggermente sollevata in modo tale da allinearmi con la mia anca bene ultimi 5 4 3 2 1 ultimo rimaniamo su il ginocchio e il piede guardano lo schermo da qui estendo la mia gamba e ritorno Estendo e ritorno. Sentite l'elastib come lavora. Molto bene, piede, flex, mi raccomando, spingiamo con il nostro tallone, ancora 6, 5, 4, 3, su bene la gamba 2. Un ultimo, rimaniamo con la gamba estesa su e giù verso il mio tappetino si sì. mi raccomando lavorate con il core tenete forte il vostro addome, non collassate con la parte superiore ottimo ancora 5 4 lavorate bene di gluteo 3 2 1 ultimo Sempre gamba sollevata, sposto la mia gamba in avanti, riduco un tensione, aumento la tensione, quindi riduco un pochettino la band con il mio braccio appoggiato a terra, e da qui parto con 10 circles 9 8 7 6, 5, 4 3 2 1 ultimo cambio inverti per 10 9 8. 7 6 5 4 3 2 1 ultimo e stop. Molto bene. Massaggiamo con un pugno chiuso il nostro gluteo che ha lavorato finora e andiamo a cambiare lato. Vi state divertendo con le elastibend oggi? Vedete, quante cose che si possono fare veramente con dei semplici attrezzi che si possono mettere ovunque, anche in valigia, quindi ottimi anche per le vacanze. Questi attrezzi, molto bene. Cambiamo parte, ci allineiamo. Mi raccomando, cerchiamo sempre di fare un veloce check dei nostri allineamenti gambe flesse a 45 gradi. Sollevo la superiore e torno per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ultimo, rimango su e stendo e fletto, estendo e fletto, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ultimo, rimango con la gamba bella tesa su e giù. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ultimo. E stop rimango su con la mia gamba la porto in avanti aumento la tensione 10 piccoli cerchi 9 8 7 6 5 4 3 2 un ultimo cambio inverti per 10 9 8 7 6 5 4 3 2 un ultimo e eh, stop, molto bene. Massaggiamo. Ora andiamo in quadrupedia, sempre con la nostra band. Chi non ce l'ha può fare senza tranquillamente, tanto state sentendo che questi esercizi vanno benissimo anche fatti senza resistenze, ok? Come prima. Quindi posizioniamo la nostra band sotto il piede, incrociamo dalla caviglia, afferriamo la nostra band con le nostre mani e ci portiamo in quadrupedia. Mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. Formiamo due angoli di 90 ⁇ con il nostro busto, le nostre braccia e le nostre gambe. Da qui, esercizio proprio eccettivo, un po' come facevamo all'inizio. Andiamo ad inspirare ed espirando spingiamo le nostre mani sul tappetino e facciamo scivolare le nostre scapole lontane dalla colonna. Inspiro. Cerco invece a questo punto di stringerle verso il centro. Di nuovo allontano espirando, stringo, inspiro verso il centro. Vai. Si stanno muovendo solo le nostre scapole. Ci stiamo posizionando bene in quadrupedia, ok? Tengo forte l'addome, cercate di non lasciare che la pancia, che lo stomaco... Vada verso il tappetino, cercate di non inarcare la colonna. Un ultimo, rimaniamo nella posizione, diciamo con le scapole più lontane possibili, respingendo il più possibile il nostro tappetino. Da qui allunghiamo indietro il nostro piede destro, estendiamo la gamba e se ce la facciamo, io ho stretto un po' troppo, andiamo ad estendere. Anche il braccio sinistro, quindi quello opposto, di fronte a noi, ok? Solleviamo entrambi in linea con la colonna e ritorniamo. Vai, per dieci. Nove. Espira e sali. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. 3 2 1 Ultimo, rimango su, piede flex, allontano e ritorno al centro. Quindi apro verso l'esterno e torno braccio e gamba. 7 6 5 Si muovono solo la gamba e il braccio. 3 2 un ultimo e stop. Andiamo a recuperare un attimino nella foglia. Tosto è eh, questo esercizio, soprattutto con l'elastiband, band. È molto molto intenso. Ok, cambiamo lato. Posiziono la band. Incrocio e via. Pronti dall'altro lato? Andiamo subito estendendo la nostra gamba sinistra dietro di noi, braccio destro in avanti. Dunque, così. Sollevo in linea con la colonna e ritorno per 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. Sono gli ultimi 2. Un ultimo, rimaniamo su. Apro, chiudo. Apro, chiudo. Apro, chiudo. 6, 5, 4, 3, 2. Un ultimo e stop. Molto bene, andiamo nella foglia, quindi ci sediamo sui talloni e lentamente srotoliamo una vertebra alla volta, ultima che sale la testa. Ultimissima sequenza dedicata alla parte superiore, ok? della fase centrale del nostro allenamento. Ci portiamo in ginocchio, andiamo... A fermare la nostra band con le ginocchia quindi sotto le ginocchia ok il braccio sinistro lo lasciamo libero anzi lo appoggiamo appoggiamo la mano sopra le nostre anche braccio destro invece che ha la band io forse ho esagerato esatto ok molto bene in questo modo posso ridurla e posso aumentare la resistenza Ok, molto bene, andiamo da qui a fare delle flessioni laterali del busto, allungando bene anche il nostro braccio oltre la testa. E ritorno, inspiro, attenzione ed espiro, torno. Su bene con la colonna, cerchiamo sempre l'allungamento. Vado in diagonale, eh? mi allungo in diagonale verso sinistra. Se mi sto flettendo appunto da questa parte. In ed, es. in ed es. Ultimi tre, due, ultimo, rimango qui. Attenzione, fletto ed estendo solamente il braccio. Quindi rimango in flessione laterale del busto, lavoro solo di braccio ancora 7 6 brucia la spalla lo so 5 4 3 2 ultimo vado a riportarmi con il busto al centro il braccio lo lascio in linea con la mia spalla aperto lateralmente ok da qui andiamo semplicemente a fare dei circles per 10 9 8 7 6 5 4 3 2 respirate un ultimo altri 10 cambio inverti 5 4 3 2 1 ultimo e stop sciogli bene le tue spalle andiamo a cambiare lato dai che siamo quasi abbiamo quasi finito la nostra sessione di questa sera ok braccio sinistro che lavora mano destra sull'anca inspiro mi allungo e fletto il busto lateralmente per 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, un ultimo, rimango qui, fletto e riestendo solo il braccio. Ancora 9, 8, 7, 6, non perdo la connessione con il mio addome, 4, 3, 2, 1, ultimo, Torno con il mio braccio, torno anche con il mio busto e da qui 10 piccoli circles. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Giù bene la spalla, la allontano dal lobo dell'orecchio. 1, eh? cambio e inverti per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo e stop. Ottimo, andiamo a portarci sedute sulla, sul nostro tappetino come all'inizio, però con le gambe belle distese di fronte a noi. Andiamo a ridurre la nostra band, la pieghiamo in due, afferriamo con entrambe le mani, inspiro, lungo le mie braccia davanti a me e espiro curvo bene la mia colonna scendo 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 completamente a terra una vertebra alla volta porto le mie braccia oltre la testa piedi flex inspiro qui ed espirando risalgo roll up molto bene allungo 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 continuo prolungo la mia curva e di nuovo punte tese Espiro, scendo, passo per una sicura roll up, mi preparo. Lo facciamo un'ultima volta, lo stiamo facendo così lentamente proprio per cercare di assaporare di questo esercizio l'allungamento su tutta la parte. Posteriore, quindi, la, la catena cinetica posteriore del nostro corpo, molto bene. Da qui attenzione: vado a portare la mia band oltre i miei piedi, rimango qui in allungamento. La pancia non tocca le cosce, le sfiora solamente, il mio ombelico è ancora dentro la pancia, risucchiato. Posso intensificare il mio allungamento semplicemente. Allungando bene, raddrizzando la colonna ed espirando, portandomi un pochettino di più sulle mie gambe in flessione frontale. Ancora un respiro profondo qui. E lentamente sciolgo dalla band i miei piedi e srotolo una vertebra alla volta. Mi porto al centro del mio tappetino con le gambe leggermente aperte, non troppo divaricate. Piedi flex, sempre con la mia band oppure senza. Vado a portare le mie braccia oltre la mia testa, belle su, verso il soffitto. Inspiro, spalle lontane dalle orecchie. Espiro, ruoto verso una gamba e vado giù. Posso posizionare sempre la mia band sulla pianta del piede e rimango qui. Inspiro, risalgo, torno al centro, espiro, attenzione, ruoto sull'altra gamba e mi fletto. Rimango un respiro qui. E di nuovo inspiro, torno su con la schiena bella dritta, passo per il centro ed espirando ritorno sull'altra gamba. Quella che ho fatto per prima. Un bel inspiro profondo, fuori l'aria. Inspiro, risalgo. Ultima volta vado sempre sulla seconda gamba. Inspiro ed espiro profondamente, ed inspirando. Risalgo, torno al centro. Molto bene, ottimo. Abbandono la mia band, vado a portarmi con le piante dei piedi a contatto. Le ginocchia ben aperte, che cascano verso il basso, verso il pavimento. Inspiro come prima un bel una bella flessione laterale del busto e cambio, mentre passo per il centro, butto fuori l'aria e di nuovo inspiro, sempre ricercando l'allungamento del mio braccio, della mia colonna, della mia testa. Rendo fluido il movimento, lo velocizzo in base alle mie possibilità cerco sempre di ascoltare il mio corpo ottimo ultimi due un ultimo e ci fermiamo al centro e portiamo le nostre mani congiunte davanti al cuore e ci ringraziamo per esserci prese questo bellissimo momento solo ed esclusivamente per noi e quindi posso dichiarare conclusa anche questa live, questa sessione di Pilates full body, questi 45 minuti, adesso voglio leggervi se avete scritto qualche commento, se avete qualche domanda da fare, siamo perfettamente nei tempi previsti, per cui niente, mi meraviglio di me stessa perché di solito sforo sempre alla grande, invece... Ci siamo, perfetto, se vi è piaciuta questa classe, questo allenamento, sappiate che dentro a Longilinea potrete trovare veramente tantissime, tantissime classi eh, sia di full body sia eh, più focalizzata invece sul lavoro della tonificazione e anche sullo stretching, l'allungamento di singoli distretti. Quindi ehm, se Volete un percorso un pochettino più personalizzato per voi? Potete trovare nel link in descrizione tutto quello che vi serve appunto per iniziare oggi ora il vostro percorso con Longilinea. linea. Eh... Aprendo appunto questo link eh, vi si aprirà questa pagina dove potrete eh, prenotare una consulenza orientativa proprio con me direttamente e insieme andremo a eh, delineare un po' quali sono appunto le, le vostre esigenze e tutto insomma il vostro percorso bellissimo che vi porterete per sempre eh, insieme a Longilinea. Io ragazze vi ringrazio, eh, è stato bello questa sera allenarmi con voi e ci vediamo venerdì prossimo sempre alle ore 18, sempre qui su YouTube. Ciao, buona serata o buona giornata eh, da qualsiasi parte voi vi stiate collegando.